tema è chiaro, chiaramente molto importante. Io dirò quello che ho capito di questo problema e non ho la pretesa di avere capito tutto, lo dico subito. Ad alcune cose accennerò perché non le conosco abbastanza, su alcune cose invece ho approfondito per conto mio. Quindi chiedo venia, soprattutto agli esperti che vorranno poi intervenire, e comincio. Ho diviso l'argomento per capitoli, perché più si affronta questo problema del 5G, più vengono fuori dei capitoli autonomi, ciascuno dei quali meriterà un approfondimento. Anzi, non meriterà, bisognerà fare un approfondimento su alcuni di questi capitoli. Uno di questi, di cui parlerò verso la fine, è politico, e cioè quali saranno gli effetti politici e che cosa noi dovremo fare su questa questione. È un problema che riguarda tutti noi come singoli, come gruppo, come idee collettive, perché ci sarà bisogno di una grande lotta politica, anzi di una straordinariamente importante lotta politica. Comincio quindi dal primo capitolo, l'infrastruttura. Immagino che molti di voi qualcosa già sappiano, ma comunque ve la riassumo. È in via di costruzione una infrastruttura gigantesca, del tutto nuova, che dovrà sostenere questo nuovo sistema, diciamo così. Non so se lo si possa chiamare un sistema di comunicazione, probabilmente questa è una definizione inadeguata. Ho l'impressione che sia una grande rivoluzione strutturale dell'intera comunità umana del XXI secolo, quindi dovremmo trovare forse una definizione. Le caratteristiche sono queste. Nel novembre del 2018 la Federal Communication Commission americana ha autorizzato SpaceX, che fa capo a Elon Musk, a lanciare nello spazio 7.518 satelliti per la connessione globale con il nuovo sistema 5G. Saranno in orbita questi satelliti, ripeto, 7.518 satelliti a circa 210 miglia di altezza e irraggeranno con alte frequenze tra 37,5 GHz e 42 GHz. Altri satelliti, che sono circa 4.000, si collocheranno a circa 750 miglia, cioè molto più in alto, e lavoreranno su frequenze tra 12 GHz e 30 GHz. In tutto saranno circa 12.000 satelliti. Attenzione però, sto parlando del programma americano. In evidenza ci saranno altri programmi, non si sa ancora quanti, ma uno sicuramente è quello cinese. E non c'è ragione di ritenere che i cinesi ovviamente faranno riferimento a Elon Musk, non c'è neanche nessuna speranza che questo sia. Quindi dobbiamo prevedere che ci saranno intorno alla Terra un numero enormemente superiore di satelliti rispetto ai circa, diciamo così, 2000 che sono in funzione attualmente e che reggono le funzioni dei GPS, dei collegamenti tra le navi, dei cellulari ovviamente, dei radar, delle iniziative di spionaggio militare, del controllo eccetera eccetera, grosso modo 2000. Quindi si passerà da 2000 a 12.000 satelliti, probabilmente si arriverà fino a 20.000, anche perché ci sono altre imprese americane che si sono già messe in coda, quindi 20.000 americani, 12.000 di Elon Musk, 20.000 complessivamente americani, più quelli che saranno gli altri soggetti che entreranno in questa dimensione. Tutto ciò produrrà un ecosistema elettronico globale completamente nuovo. A questo va aggiunto che si dovrà installare simultaneamente o comunque nel corso di un tempo non lungo milioni, probabilmente decine di milioni di stazioni base, cioè di ripetitori che riempiranno ogni quadrato
del pianeta, della superficie del pianeta. Nelle città soprattutto sarà più facile, ma i satelliti compenseranno tutte le parti dove non ci sono centri abitati, cioè tutta la superficie della Terra, ogni centimetro quadro, dicevo. Il tutto entrerà a far parte della nuova infrastruttura elettronica globale. Cercheremo di ragionare su questa nuova infrastruttura elettronica globale. Appare già evidente da quello che ho detto fino ad ora che tutti gli esseri viventi, uomini, animali, piante, saranno sottoposti a un perenne bombardamento di onde elettromagnetiche. Questo è il primo punto strutturale. Il punto successivo, che ne sarà della vita sulla Terra, intendendo appunto uomini, animali e piante? Senza dimenticare che siamo già in un punto avanzato, perché circa 4 miliardi, circa, probabilmente qualcosa di più, di persone viventi sulla Terra sono già state conquistate da questo progresso, di cui il 5G rappresenta l'ultimo scalino attuale, non l'ultimo in assoluto, perché ce ne sono già altri in sviluppo. Tutte o quasi le sue componenti sono piacevoli, sembrano aiutarci, ci capiscono, ci divertono, ci istruiscono, ci collegano, ci rendono la vita felice. Tuttavia, secondo i dati della rivista Lancet riferiti al 2010, il fondo naturale elettromagnetico, cioè l'insieme di onde elettromagnetiche che noi riceviamo dalla Terra e dallo spazio esterno, questo già esiste a prescindere dall'uomo, è già stato superato da 1 miliardo di miliardi di volte dell'emissione artificiale prodotta dall'attività umana, 10 alla 18 in termini matematici, cioè in poche parole, dal fondo naturale elettromagnetico alla situazione attuale, diciamo lo spazio elettromagnetico che ci circonda è stato superato di 1 miliardo di miliardi di volte. Dunque il quadro nel quale viviamo è ormai non solo innaturale, ma enormemente fuori da ogni limite naturale. Cito a mo' di una battuta semplicemente il professor Martin Paul, biochimico emerito della Washington University, ha detto che mettere decine di milioni di antenne 5G senza un singolo test biologico di sicurezza sembra l'idea più stupida che qualcuno abbia mai avuto nella storia dell'umanità. Cosa succede quando queste onde attraversano il nostro corpo? Non lo sappiamo. Ma sappiamo già che fa male al nostro corpo e al corpo di qualunque essere vivente. Finora, per quanto ho capito, noi misuriamo l'effetto di queste onde elettromagnetiche con strumenti, a mio avviso, da inesperto, diciamo da profano, ridicolmente inadatti, come il cosiddetto SAR, Specific Absorption Rate, cioè il tasso di assorbimento specifico, che viene espresso in watt per chilogrammo di tessuto biologico, e diciamo così, esistono organismi internazionali, ICNIRP, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dicono genericamente che non bisognerebbe superare i 2 watt per chilogrammo. Ma ci sono, per esempio, organismi più intelligenti, organismi internazionali più intelligenti, per esempio uno di questi è l'organismo europeo che va sotto il nome di ECNRR, che insistono su un fatto completamente diverso. Non si tratta soltanto di misurare i watt per chilogrammo, ma loro dicono i limiti devono essere fissati sulla base delle dosi cumulative
che vengono accumulate, cioè della lunghezza temporale dell'esposizione. Per esempio, l'ECNRR ha scoperto, dopo aver definito dei limiti di guardia di questo irraggiamento sopportabile dagli esseri viventi, che a 100 metri da una stazione base trasmittente l'esposizione nel corso di un anno ha superato gli stessi limiti che erano stati fissati dalle CNR di due volte. Quindi il problema della quantità, delle dosi che vengono assorbite nel corso del tempo è probabilmente molto più importante della misura del numero di watt per chilogrammo che è stata definita. Cioè, voglio dire, in termini un po' più tecnici, che è ormai evidente a quelli che studiano questo problema che gli effetti termici sono soltanto un aspetto del problema e non certamente il più importante. Quindi, secondo me, questo è un mio giudizio, perdere tempo nella misura dell'effetto termico significa trascurare l'enorme pericolo rappresentato da altri effetti che non sono termici e su cui fra un minuto dico qualche cosa. Esistono cioè già decine di studi comprovati che dimostrano come determinate frequenze interagiscono con i meccanismi di trasporto delle stesse membrane cellulari. Cioè, per esempio, possono agevolare il passaggio di sostanze da una cellula all'altra che non dovrebbero passare. Quindi potete figurarvi se questo venisse dimostrato in modo pubblico e riconosciuto, noi avremo effetti ma di gran lunga superiori a quello dell'effetto termico che hai vicino all'orecchio quando ti metti un cellulare. Siamo di fronte all'intromissione di onde elettromagnetiche che influiscono sul funzionamento delle cellule del corpo umano e quindi delle cellule di qualunque essere vivente. Altri scrivono, e ho letto alcune cose, onde di determinate frequenze possono agire sui tessuti epiteliali molecolari, agire sulle molecole del DNA, dunque provocare veri e propri terremoti dentro le strutture portanti degli organismi viventi. Ecco un'altra considerazione, non mia, ma che ho ritirato da alcuni dei documenti che ho letto. Per capire meglio, cerchiamo di misurare un pochino queste considerazioni. Oggi i cellulari e affini, tablet e tutte le cose che misuriamo, che adoperiamo nel corso della nostra vita, operano sotto i 3 GHz, che è la regione delle microonde dello spettro elettromagnetico, che vuol dire una lunghezza d'onda di diversi centimetri. La lunghezza d'onda, come sapete, è inversamente proporzionale alla frequenza. Per esempio, 800 MHz vuol dire onde di 37,5 cm. Se il vostro cellulare opera a 1,9 GHz, l'onda sarà di 16 cm. Il Wi-Fi che operiamo tutti lavora a 2,4 GHz, cioè con onde di 12 cm. Come vedete, più aumenta la frequenza, più diminuisce la lunghezza d'onda. L'introduzione del 5G significa frequenze molto più alte, cioè onde molto più corte. Sopra i 30 GHz le onde saranno dell'ordine dei millimetri. La banda d'onda millimetrica è quella delle frequenze estremamente alte, con lunghezze d'onda tra 10 mm e 1 mm. Tra 30 GHz e 300 GHz. Perché? Perché si va in questa direzione? Perché alle onde di frequenza estremamente alta la banda di spettro utilizzabile è molto più larga. E banda larga significa due cose. Più dati che possono essere simultaneamente trasmessi, e due, la velocità di trasmissione sarà molto più alta. Quindi il vantaggio a onde di frequenza estremamente alta significa avere una banda larga che consente il passaggio di più dati simultaneamente trasmessi
e la volontà, la velocità di trasmissione sarà molto più alta. Qui c'è una piccola riflessione che vorrei proporre subito, un piccolo dato aggiuntivo. In questo modo, i dati accessibili da fonti virtuali diventeranno praticamente indistinguibili rispetto a quelli del mondo virtuale. Vedi, cioè, le applicazioni della realtà cosiddetta aumentata. Cioè, in altri termini, l'apparire di queste onde di alta frequenza crea una situazione per cui la trasmissione dei dati virtuali è praticamente indistinguibile dalla trasmissione dei dati reali. Questo sta già creando delle situazioni che fino ad ora non erano state registrate. Cioè forme di allucinazione, per esempio, che impediscono a un individuo di capire in che mondo si trova e di capire se sta percependo un messaggio reale o un messaggio virtuale, semplicemente perché le onde sono talmente alte, cioè le lunghezze d'onda sono talmente vicine, che la percezione dell'individuo, sto parlando di uomini in questo caso, non di animali, può essere fortemente lesionata, cioè non più possibile, non più suscettibile di essere letta dall'individuo con chiarezza. Vedremo più avanti qualche considerazione, ma forse questo già è un piccolo elemento di chiarificazione della preoccupazione che io, per esempio, nutro in questa situazione. Un altro punto che va chiarito molto è questo. A mio giudizio, un singolo trasmettitore 5G sarà dotato di molte piccole antenne raggruppate. Non so quante siano le antenne attuali, ma in un futuro cellulare a 5G potrebbero esserci 16, 18, 20 antenne raggruppate in piccoli gruppi all'interno dello stesso telefonino, cosa che con gli attuali telefonini è impossibile, quindi siamo di fronte a processi di miniaturizzazione altissimamente specializzati. Ma detto questo, essendo le onde molto corte, sarà più difficile che passino attraverso barriere fisiche, come per esempio pareti, alberi, muri, eccetera, eccetera. Ecco perché occorrono molte stazioni trasmittenti più vicine le une alle altre. Mediamente si dice che la situazione ottimale sarebbe una distanza dai ponti di trasmissione l'uno all'altro di circa 100 metri. E poiché con l'aumento della distanza queste onde si indeboliscono, le stazioni trasmittenti, cioè le stazioni base, oltre a essere molto vicine tra di loro, emetteranno onde a più alta potenza rispetto a quelle degli attuali telefonini, in modo da produrre segnali forti che non si indeboliscano tra una stazione base e l'altra. Notare che l'intensità è legata, in qualche modo matematico, all'ampiezza delle onde, quindi parlare di onde a più alta potenza significa parlare di onde ad ampiezza più alta delle onde. In altri termini, ogni creatura vivente che si trova in mezzo a queste stazioni base sarà soggetta a una potente dose di onde elettromagnetiche di frequenza estremamente alta. E non per un attimo, ma per tutta la loro vita, 24 ore su 24. Ecco la nuova definizione di questo nuovo spazio elettromagnetico planetario. Naturalmente uno può dire, va bene, ma se non ci sono le stazioni base a 100 metri di distanza, io posso vivere in un posto dove non ci saranno stazioni base. No, perché se non ci saranno le stazioni base terrestri, ci saranno i satelliti.
e questi irraggeranno dall'alto sulla superficie della Terra in linea ottimale, una volta piazzati tutti i 20.000 satelliti necessari, solo per il sistema di Elon Musk, saremo bombardati comunque. Solo che saremo bombardati di più o di meno se siamo in una città dove la frequenza di queste stazioni base sarà altissima, però, cioè per esempio queste stazioni base saranno piazzate dappertutto, possono essere piazzate sui lampioni, possono essere piazzate sulle insegne dei negozi, possono essere piazzate nei tombini, no, veramente no, i tombini sono in basso, ma comunque in qualunque edificio, come già avviene adesso, ma saranno moltiplicate perché la loro dimensione è tanto molto vicina e poi sono più piccole. Le stesse stazioni base sono molto più piccole di quelle precedenti, perché ospiteranno a loro volta migliaia di antenne, non qualche antenna. Una stazione base non sarà un'antenna, sarà decine di migliaia di antenne, ciascuna delle quali trasmetterà 24 ore su 24. Questo è il quadro reale che dobbiamo sapere. Ora, sempre sul tema della salute, esistono oltre 10.000 ricerche cliniche censite nelle riviste specializzate che dimostrano seri danneggiamenti biologico-molecolari degli organismi viventi quando sottoposti a emissioni elettromagnetiche in determinate condizioni e per una durata temporale sufficientemente ampia. Sono colpiti, questi studi lo dimostrano, interi organi del corpo umano, i neuroni del cervello. Sono state accertate modificazioni del DNA di piante, animali, persone sottoposte a questo bombardamento. Diranno meglio di me gli esperti qui presenti. Voglio solo aggiungere una cosa, che forse non è nota. Nel periodo tra gli anni 60 e il 1997, cioè 37 anni, gli scienziati sovietici e poi russi hanno pubblicato 878 ricerche sull'effetto delle microonde sulle persone. Come voi capite, queste ricerche sono state in parte rilevanti a ricerche di carattere militare, cioè si studiava quali effetti avrebbero potuto avere le microonde sul corpo umano. Sono ricerche poco note in Occidente, ma che sono molto utili perché riguardano frequenze basse, cioè le frequenze di meno di 3 GHz, cioè le frequenze dei sistemi che sono attualmente in vigore o che erano in vigore nel periodo che ho detto, tra gli anni 60 e 97, quando ancora non c'erano i cellulari in una parte di questo range, diciamo così. In ogni caso le ricerche riguardano, sono 878 ricerche che riguardano il periodo tra il 1960 e il 1997. Furono ricerche che vanno prese in esame e consultate di alto valore statistico perché sono state condotte su numeri significativi di cavie umane, le chiamo così perché si trattava di esseri viventi, e per lunghi periodi di tempo. Quindi per questo io ritengo che siano ricerche di alto valore statistico e vi do alcuni di questi dati. Nevrastenia e disordini sensoriali somatici sono stati registrati nel 91% delle persone sottoposte a un bombardamento di quel tipo di emissioni elettromagnetiche, cioè al di sotto di 3 GHz, per 10 anni di seguito. Il 91% di nevrastenie e disordini sensoriali somatici dopo 10 anni. Per esempio, i disordini vegetativi nervosi sono stati riscontrati sul 59% delle cavie sottoposte alle stesse emissioni elettromagnetiche per 5 anni di seguito. Le malattie cardiovascolari si sono accentuate in varia misura nel 66% delle persone che sono state sottoposte a irraggiamento per 5 anni consecutivi. Ipoglicemia, 59% delle persone sottoposte a 10 anni di irraggiamento. Stanchezza cronica e disordini motori
per il 59% dopo 10 anni, la depressione per il 66% dopo 5 anni. Sono cifre, secondo me, se andranno verificate, ma io le ho ricavate da studi autorevoli, credo che sia opportuno portarli a conoscenza dell'opinione pubblica in modo dettagliato. Qui ho fatto soltanto una breve sintesi perché non ho tempo di fare meglio. Qualche considerazione sulla tecnologia. È un altro capitolo di quelli che ho annunciato. Io credo che sia opportuno fare una riflessione su questo punto e sollecito gli esperti che interverranno dopo di me, perché ci è utile per capire meglio l'entità della rivoluzione in atto e le sue conseguenze. Cioè per capire anche l'intensità dei vettori politici, finanziari, economici che si muovono in questa direzione, per capire la portata politica degli esiti, degli scontri che sono in atto, perché praticamente tutte le grandi potenze, e non solo le grandi potenze militari e politiche economiche esistenti, ma anche altri paesi che in questo campo sono grandi potenze, come per esempio Taiwan e la Corea del Sud, si stanno discutendo, si stanno disputando l'immenso mercato della costruzione di questo sistema, che non è soltanto l'immettere i satelliti e emettere, diciamo, flussi di onde ad altissima frequenza, si tratta anche di costruire gli aggeggi che dovranno rendere possibile la ricezione di questi messaggi, quindi la miniaturizzazione necessaria. Ma darò qualche cifra in modo che ci aiuti a capire e a collocarci. La dimensione di un atomo, per esempio, è dell'ordine di 0,2 nanometri. Cosa vuol dire? 10 alla meno 9 metri, cioè un miliardesimo di metro, è quello di cui sto parlando. Un miliardesimo di metro è un nanometro. Un atomo ha la dimensione di 0,2 nanometri. Adesso attenzione a questi dati. La versione dell'iPhone di Apple prevista per il 2020 sarà probabilmente costruita con una tecnologia di processo di 5 nanometri. Cioè siamo pericolosamente vicini alle molecole viventi, alle dimensioni delle molecole viventi. Già ora si lavora su tecnologie di processo per costruire i chip necessari inferiori a 10 nanometri. Già ora. Che cosa spinge a una tale miniaturizzazione? Questa è una questione industriale, naturalmente, ma le dimensioni dirò fra due minuti che cosa sono in termini di investimenti. Perché la cosiddetta intelligenza artificiale sarà basata fondamentalmente su questa miniaturizzazione. I veicoli a guida automatica dovranno essere guidati da sistemi a questo livello di miniaturizzazione. Le traduzioni di multilingue istantanee altrettanto. Le tecniche di riconoscimento facciale di massa saranno legate a questo tipo di miniaturizzazione. La robotica interamente sarà basata su questa cosa. Cioè dire, l'internet delle cose non è, come sappiamo, non è più quella attuale che è l'internet delle macchine, dei device, richiede processori che possano ospitare sensori per la comunicazione istantanea di molti device contemporaneamente. Quindi devono avere una potenza di trattamento enorme e nello stesso tempo devono essere in grado di stare su spazi microscopici, appunto le dimensioni che vi ho detto, tecnologie di processo di attualmente di 10 nanometri. È una rivoluzione tecnologica di proporzioni anch'essa devastanti. Per esempio, tutti i device dell'intelligenza artificiale richiedono una potenza di calcolo per processare simultaneamente enormi quantità di dati. In soli 5 anni, la metà dei semiconduttori del mercato mondiale sarà fatta di microchip al di sotto di 16 nanometri.
Questo è in corso, quando dicevo prima, grande competizione, grandi scontri, perché chi arriva prima in questo campo sarà tre volte, milionario in trilioni. Solo nei prossimi 5 anni è già stato calcolato che per questo tipo di tecnologie connesse con tutto il sistema del 5G e di tutte le funzioni che il 5G dovrà rendere possibile, cioè appunto intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, eccetera, eccetera, si prevede un mercato di 50 miliardi di dollari solo nei prossimi 5 anni. E bisognerà tenere conto che tutto questo smog elettromagnetico si accrescerà geometricamente, perché ciascuno di questi device e ciascuno di questi sistemi produrrà sistematicamente 24 ore su 24 un'enorme quantità di onde elettromagnetiche ad altissima frequenza. Un calcolo, ve lo cito soltanto, ma è al volo, secondo un giornale britannico, mi sembra che sia il Guardian, la Global Media Industry si attende 1,3 trilioni, cioè 13 mila miliardi di dollari di profitti da qui al 2025. Si capisce bene dunque perché le industrie telecom, e questo perché cito tutti questi dati, perché non vi sfugga il fatto che le industrie telecom di tutto il mondo, le più importanti, hanno fatto di tutto, riuscendoci, per evitare che le ricerche sugli effetti di queste tecnologie wireless giungessero a risultati certi o che venissero rese note. Cioè, tutta la potenza di fuoco di queste strutture industriali e politiche, sto parlando della telecom, cioè delle telecom, cioè del luogo dove si controlla praticamente tutta la comunità mondiale, ovvio che non sono interessati a far sapere queste cose e fino ad ora hanno lavorato molto intensamente per impedire che queste cose venissero conosciute. C'è un articolo, ne cito uno solo, un articolo del Guardian del 14 luglio del 2018 che ha rivelato che solo il 28% degli studi finanziati dalle imprese ha riscontrato effetti biologici delle emissioni elettromagnetiche, mentre i riscontri positivi, cioè sul fatto che esiste questo effetto, sono stati raggiunti dal 60% degli studi finanziati indipendentemente dall'industria, cioè studi statali o di altri enti non controllati dall'industria. Qui mi porto, questo tipo di considerazioni mi portano al tema del controllo. Gli interrogativi sulle conseguenze possibili dello sviluppo vertiginoso delle tecnologie si moltiplicano. Tesla scrisse una volta che se si vuole conoscere i segreti dell'universo occorre ragionare in termini di vibrazioni e di frequenze. Stiamo parlando proprio di questo. Se ha ragione Tesla, e io credo che abbia ragione, che avesse ragione, e se le vibrazioni e le frequenze sono il punto centrale per conoscere i segreti dell'universo, questa è la sua frase, vuol dire che noi stiamo parlando di una cosa che l'uomo ha creato e che sta entrando in funzione adesso, che riguarda proprio il funzionamento delle strutture che nascondono e contengono i segreti più importanti dell'universo che ci circonda. Ora, noi stiamo parlando di frequenze che stanno sui confini quantici e che concernono il funzionamento delle basi strutturali del cosmo tutto intero e della vita in particolare. Di fronte a queste affermazioni, che sono, a mio avviso, molto motivate, il principio di precauzione dovrebbe diventare la norma principale di comportamento della comunità umana, ma esso è ignorato completamente. Per meglio dire, il principio di precauzione, che in termini giuridici, per esempio dalla comunità europea, è considerato un punto fondamentale da tenere presente, è praticamente travolto dalle immense possibilità di guadagno che toccare questi meccanismi comportano e possono far immaginare nel brevissimo periodo. Cioè a dire, la comunità umana sta procedendo
ad alta velocità, direi altissima velocità, direi crescente velocità, velocità accelerata ripetutamente verso una situazione di pericolo, mentre nessuna attività di freno è introdotta dal principio, dall'applicazione del principio di precauzione. Che cosa è il principio di precauzione? Lo richiamo semplicemente perché ci capiamo. Il principio di precauzione è che tu non dovresti prendere nessuna decisione senza sapere con un buon grado di capacità previsionale quale effetto può produrre. E noi qui stiamo prendendo, se le cifre che io molto brevemente ho qui esposto sono vere, noi siamo già in piena zona di pericolo. Il nostro corpo, per esempio, ma quello degli alberi o quello dei gatti o dei cani che stanno nelle nostre case, è composto di miliardi di cellule. Se questo è vero, i miliardi di cellule di cui siamo composti sono tutti investiti, uno per uno, da processi che noi abbiamo creato artificialmente di cui non siamo in grado di prevedere tutti gli effetti, anche se, come ho detto, alcuni di questi effetti sono stati già previsti e sono pericolosi. Per esempio, faccio solo un esempio, ma qui da inesperto, forse qualcuno mi può dire meglio. Noi sappiamo che, per esempio, nel nostro cervello c'è un'attività elettrica teta che si colloca elettrica, attività elettrica del cervello umano, che si colloca nell'intervallo di frequenza tra 3 e 7 Hz. Esiste un'altra attività elettrica che si chiama alfa e che si colloca tra 8 e 13 Hz. Si tratta di frequenze. Certo, sono frequenze molto grandi, cioè molto, molto piccole, diciamo così, e quindi lunghezze d'onda molto lunghe. Per esempio, quella beta è tra 14 e 34 Hz, quindi le lunghezze d'onda sono presumibilmente altrettanto lunghe. Ma noi non sappiamo perché abbiamo queste funzioni del cervello. Sappiamo che ci sono, non sappiamo, per esempio, perché sono quelle tre frequenze. E non sappiamo che cosa, per esempio, può significare che queste tre frequenze che abbiamo nel cervello siano o non siano influenzate da bombardamenti di altissime frequenze. Non lo sappiamo. Non sappiamo neanche perché ci sono, per la verità. Cioè stiamo lavorando su un campo del tutto sconosciuto. Non so quanti studi siano stati fatti in materia. Noi non sappiamo, per esempio, perché i raggi ultravioletti B e C hanno una lunghezza d'onda che differisce di 280 nanometri. Non lo sappiamo perché questa differenza, ma anche questa sarebbe influenzata, tutto sarebbe influenzato sulla base di quello che ha detto generalmente Tesla. Eppure stiamo agendo gettando il disordine nell'universo. Mi viene in mente questa frase perché era il titolo di un bellissimo libro di Freeman Dyson di molti anni fa, che si titolava per l'appunto Turbare l'universo. Ecco, noi stiamo turbando l'universo, ma non turbando l'universo, quello lontano, quello immensamente grande, no? L'universo che ci riguarda, quello di cui noi siamo composti. Ma entriamo qui in un altro tipo di argomento, io adesso rapidamente vado alla conclusione. Ho illustrato alcuni dei capitoli, questo è un capitolo. Siamo già di fronte ha un problema di carattere, definirei già politico. Noi siamo già nella sfera della possibile utilizzazione da parte di pochi, di pochissimi, di strumenti inediti di modificazione dei molti e quindi del loro controllo. Sto parlando di una situazione che non si è mai verificata prima nella storia umana. I pochi avranno con questo sistema e con tutta la catena, diciamo, delle connessioni, avranno il potere di modificare il comportamento dei molti. Adesso magari non si vede ancora bene, lo vediamo nel sistema della comunicazione. Lo vediamo, per esempio, ho già scritto un articolo, qualcuno di voi l'avrà visto, sul fatto che stiamo assistendo a una grande battaglia dentro l'Occidente per moltiplicare gli internet, cioè per aggiungere all'internet americano altri internet che saranno interamente privati. Google, Facebook stanno cominciando una grande operazione politica strategica per costruire il loro proprio internet, che sarà un parallelo a quello, in parallelo addirittura in competizione con quello esistente.
Beh, se vogliamo dire, il controllo di cui ho parlato prima è già esistente, perché internet, la rete, il web, è già una forma di controllo. Non si chiama così, ma sostanzialmente, attraverso i meccanismi che sono già stati costruiti, è un sistema di controllo che sta estendendo il controllo. Stiamo assistendo a una serie di manovre dagli effetti planetari per creare, come dicevo, altri internet che si combatteranno per la conquista di fette di mercato, cioè di controllo, sempre più grandi. Saranno internet privati, come lo è, come ho detto, l'unico esistente ancora, ma interamente sotto il controllo di uno Stato, gli Stati Uniti d'America, mentre adesso si fanno passi avanti per prendere il controllo di questo sistema di comunicazione, introducendone altri e nuovi. Soprattutto quando parlo di controllo dei metadata, che saranno la nuova merce del XXI secolo. Il controllo dei metadata sarà più importante del controllo dei data analitici, perché attraverso di questi si può misurare interamente il comportamento umano, cominciare dai suoi desideri per finire con i suoi pensieri più intimi. E l'internet delle cose renderà obsoleta la struttura dei sistemi di attacco e di difesa delle potenze che si fronteggiano. Di questo finora ho letto poco, ma questo cambia completamente il panorama dei sistemi di difesa. Se tutta questa faccenda dell'internet delle cose produrrà i cambiamenti che ho brevemente accennato, tecnologici della produzione, tecnologici del collegamento tra i device, e trasformerà evidentemente con le stesse caratteristiche nanometriche, il funzionamento del corpo umano di miliardi di persone, ecco che noi siamo di fronte a una, modificazione strutturale dei sistemi militari. Tutti i sistemi militari che attualmente esistono diventeranno obsoleti e ci sarà da prevedere una corsa ai nuovi armamenti dell'Internet delle cose. Intendo dire che attraverso l'Internet delle cose, il collegamento di miliardi, decine di miliardi, centinaia, migliaia, milioni di miliardi di connessioni, si potrà intervenire, modificare su tutto ciò che fa ogni avversario. La quantità di tecniche di ingerenza negli affari interni gli uni degli altri sarà così alta che definire un sistema di difesa militare di uno Stato o di un gruppo diventerà un'impresa. E ci sarà quindi una tumultuosa corsa alla costruzione di nuovi armamenti, che avverrà in grande velocità nel grande disordine politico esistente, aumentando di diversi ordini di grandezza i pericoli della perdita di controllo dei sistemi d'arma. Questa questione è un capitolo a parte. Tutti gli equilibri saranno quindi messi in discussione nel breve tempo della costruzione di questo sistema e dell'entrata in funzione su larga scala. Ultimo capitolo, la manipolazione di cui ho parlato già in due o tre occasioni. Cosa ne sa il grande pubblico? Cioè noi stiamo qui, siamo 56 persone, un bel risultato, ma siamo 56? Cosa sa il grande pubblico al di fuori di questa piccola riunione? Vabbè, sicuramente già ci sono centinaia di comitati in tutto il mondo, ce ne sono già anche in Italia, centinaia di comitati che stanno ponendo il problema di fare qualche cosa per affrontare questo tipo di questioni. Anche negli Stati Uniti so che ci sono più di 800 comitati che già stanno lavorando, qua e là si sono già raggiunti dei risultati, qua e là qualche comune che è stato sottoposto alla sperimentazione, cioè qualche comune trasformato in cavia, qualche città ha cominciato a dire che non vuole farlo, non vuole accettare questo ruolo di cavia, vuole che sia introdotto il principio di precauzione, vuole che si sappia che cosa stia accadendo. Tutto questo c'è già. Ma io sto parlando
non di minoranze, sto parlando di milioni, miliardi di persone che di tutto questo non sanno nulla. E non può essere diversamente, perché, come ho già visto, come si è già visto sulle ricerche che vengono compiute dagli istituti che si sono occupati per questo, le ricerche che sono pilotate dalle imprese, impediscono che la gente lo sappia. E siccome le grandi imprese sono le stesse proprietarie, direttamente o indirettamente, dei grandi mezzi di comunicazione, è evidente che il sistema della comunicazione impedirà il passaggio di queste informazioni. E quindi la gran parte della gente, sto parlando del 2019, settembre, giorno 22, affronterà questo problema senza avere nessuno strumento per potersi difendere, perché non saprà praticamente nulla. Al contrario, peggio, perché già oggi basta dare un'occhiata ai giornali, si può capire, si può vedere, si può toccare con mano, e del 5G si può parlare sui grandi media solo bene. Per esempio, il 5G è il progresso. E chi può essere contro il progresso? Nessuno sarà contro il progresso. Quindi il 5G è intoccabile. Il 5G sarà la medicina a distanza. Si potrà essere visitati a distanza in qualunque parte del mondo, una volta che funzioneranno i sistemi ultra fini, diciamo, a cui ho fatto cenno. Il 5G consentirà modificazioni dell'ingegneria, prodotti dell'ingegneria genetica, per guarirci da ogni male, per prolungare la nostra vita. Chi sarà contro? Nessuno sarà contro. Il 5G sarà l'intelligenza artificiale che ci viene presentata come interamente al nostro servizio. Il 5G sarà la connessione globale, ci vedrà nel palmo della mano il villaggio globale, vedremo tutto e sentiremo tutto. Il 5G sarà l'intrattenimento e il gioco universale, moltiplicato dalla realtà virtuale che sarà più reale della realtà reale, peraltro destinata a scomparire. Insomma, vivremo tutti in un pianeta più intelligente, saremo tutti più informati, più intelligenti, cioè più liberi. È vero esattamente il contrario. Io credo che noi stiamo entrando in una fase tale in cui sarà utile smettere di citare il 1984 di Orwell e cominciare a capire che siamo entrati, senza essercene resi conto, nella distopia di Aldous Huxley, del suo New Brave World, il nuovo mondo. Queste sono le note che io suggerirei di prendere in considerazione, cioè come capitoli di un grande lavoro da fare, perché, come ho detto un minuto fa, noi saremo diciamo, dei fuscelli nel flusso possente di una corrente che andrà in direzione esattamente opposta. Cioè noi saremo all'interno di una assoluta disparità di forze, di fronte a forze che io non esito a definire forze del male, che stanno muovendosi per mettere le basi per A, la distruzione dell'essere vivente, B, per sostituire l'essere vivente con qualche altra cosa, che sia più grande e più forte di lui, ma dove naturalmente sparisce ogni idea di democrazia. Possiamo farla questa battaglia? Io penso che non ci sia proprio alternativa, dobbiamo farla. Se un decimo delle cose che io vedo e che ho qui esposto sono vere, noi non possiamo proprio non farla questa battaglia. Sapendo che nel momento in cui noi la cominciamo, noi avremo intorno non solo molti nemici, ma un'immensa massa di indifferenti che non sanno di che stiamo parlando. E sapendo che per combattere si richiederà anche ai pochi come noi un salto di consapevolezza, una vera e propria discontinuità etica, perché questa non è una battaglia pro o contro una tecnologia, ma è una battaglia sostanzialmente pro o contro la sopravvivenza della vita. Grazie, ho finito. Benissimo, grazie mille Giulietto per la tua introduzione. Prima di dare la parola agli altri ospiti,
Vi chiederei veramente, ve l'abbiamo già detto più volte, però di spegnere il vostro microfono se non dovete parlare, se non dovete fare una domanda, perché altrimenti veramente mentre l'oratore sta parlando si crea un forte disturbo, anche perché siamo in registrazione. Dunque, allora, questo nostro dopo cena di questa sera è un po' diverso dal solito perché prevede la presenza di più oratori e abbiamo deciso di approfondire dando spazio a più personalità perché il problema è particolarmente gravoso e delicato e presenta numerosi aspetti. Abbiamo ancora tre ospiti da far parlare. Il primo in ordine è Roberto Germano, che fa parte della nostra segreteria di Alter Lab. Darei quindi subito la parola a Roberto. Quindi Roberto, se vuoi fare tu stesso una tua breve presentazione, prego. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio molto Giulietto Chiesa per la sua introduzione veramente notevole. Ci fa ricordare che lui aveva studiato fisica da ragazzo, quindi diciamo non è un caso. Allora, io farò soltanto alcune piccole annotazioni di ordine generale per poi introdurre i relatori successivi. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare, molti dicono, ma che cosa, perché voi state parlando adesso del 5G e non parlavate del 4G, del 3G, del 2G? A parte il fatto che tutti i relatori di stasera hanno lottato in tutti gli anni passati per far capire che bisogna stare molto attenti a questo tipo di frequenze perché ci sono degli effetti biologici. Quindi diciamo questa fallacia logica che normalmente viene chiamata benaltrismo, insomma, non funziona con noi. Perché l'abbiamo, io personalmente che in effetti ho solo 50 anni, sono 20 anni che parlo pubblicamente di questo tipo di problematiche. Ma come Giulietto ci ha fatto capire molto bene, la questione del 5G è legata al cambiamento, all'aumento della frequenza utilizzata. Quindi sostanzialmente noi abbiamo che il 5G utilizza frequenze millimetriche. Adesso non molti sanno che fin dal 1967 uno studioso, un fisico, che Herbert Frölich, che due volte è stato candidato al premio Nobel, anche se poi non l'ha mai avuto perché non era allineato politicamente in un certo modo, aveva già intuito e calcolato che le frequenze millimetriche sono esattamente le frequenze con cui le cellule comunicano fra di loro, le cellule del corpo umano. Quindi questa è la cosa molto pericolosa delle frequenze millimetriche. Le cellule comunicano fra di loro a queste frequenze, frequenze che non sono naturali se non per le cellule, e questi studi poi sono stati ripresi da altri fisici del calibro di Emilio Del Giudice, Giuliano Preparata, che non ci sono più purtroppo, e Peppino Vitiello, con i loro studi sull'acqua e sugli effetti biologici. Adesso, qual è il punto? Questo quindi è il primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è: la frequenza modulante è diversa dalla frequenza portante. Quindi esistono anche le frequenze modulanti. Le frequenze modulanti sono frequenze molto più basse e queste ricadono in effetti di altro tipo, che in qualche modo vengono chiamati ionorisonanza ciclotronica, cosa che era stata ipotizzata da Liebhoff negli anni 80 e poi dimostrata sperimentalmente da Zadin negli anni 90, per cui in effetti si va a perturbare i flussi ionici all'interno delle cellule dell'organismo. E questa è un'altra cosa molto, molto grave come effetto. Quindi diciamo, per ribadire ciò che Giulietto ha già detto, mentre tutte le normative fanno riferimento a un effetto macroscopico individuato decenni fa, che è il riscaldamento, cioè quello che fa il forno a microonde praticamente, il riscaldamento dei tessuti, in realtà l'effetto biologico è legato non tanto al riscaldamento, ma a questi fenomeni che potremmo chiamare di risonanza, come poi ci faranno capire meglio i relatori successivi. Inoltre c'è un punto che sembra essere importante. Il 5G, da quello che si legge, adesso non so, non andrà a sostituire il 4G, ma andrà a sommarsi a 4G. Quindi questo è già un effetto non che, che,
Inoltre si parla, come diceva Giulietto, di un ordine di grandezza di satelliti in più che vanno a irraggiare praticamente tutto l'orbo terraqueo, come si diceva una volta. Quindi in sostanza la cosa è abbastanza grave. L'altra questione è che, come diceva anche Giulietto, queste frequenze tendono a essere assorbite. Ma ad assorbite in particolare da cosa? Se si vedono i manuali di applicazione delle antenne del 5G, si vede che gli alberi, per esempio, danno fastidio. Quindi praticamente bisogna installare queste antenne in maniera tale che non abbiano degli alberi fra di loro, ok? Adesso questa cosa, diciamo, può sembrare una cosa secondaria, ma perché gli alberi danno fastidio? Sostanzialmente gli alberi sono degli organismi viventi, costituiti come noi da cellule e fondamentalmente da acqua. Quindi perché danno fastidio? Perché assorbono queste frequenze. Ma se le assorbono, anche un bambino capirebbe che c'è un'interazione, no? Sostanzialmente, se assorbono, vuol dire che c'è un'interazione fra queste frequenze e gli alberi e quindi tutti gli organismi viventi, anche noi. Quindi diciamo, noi siamo in una fase in cui più che il principio di precauzione andrebbe applicato il principio di conoscenza. Cioè noi già sappiamo che la situazione, questo tipo di onde sono pericolose. Allora, e ci sono altre modalità che si stanno studiando, per esempio la possibilità di comunicare attraverso nuove tecnologie, in qualche modo sembrerebbero permetterlo, comunicare attraverso la luce, no? Quindi diciamo la luce modulata, che diciamo non ricadrebbe in questo tipo di problematiche, perché i sensori per rilevare la luce modulata sono attualmente molto molto sensibili, si vede addirittura il singolo fotone, e quindi diciamo si potrebbe provare anche ad applicare queste nuove tecnologie se ci fosse un interesse. Ma d'altronde chi in qualche modo fa informazione in questo ambito sa benissimo che questi argomenti sono ridicolizzati fino all'estremo. E quando un argomento è ridicolizzato fino all'estremo, vuol dire che, come diceva qualcuno, gatta ci cova, cioè sostanzialmente c'è un motivo di propaganda alternativa per ridicolizzare questo tipo di informazioni, che invece sono di per sé evidenti nel momento in cui le si va ad approfondire. Ci sono gli articoli, 10.000 articoli che diceva Giulietto, ci sono tutti gli studi, eccetera, eccetera. Ci sono anche le basi fisiche che fanno capire questa cosa. Perché continua a esserci ridicolo? Io mi ricordo quando, 20 anni fa, facevo delle conferenze divulgative su questi argomenti, sulla bassa frequenza, alta frequenza, e qualcuno mi diceva, guarda che c'è il famoso fisico teorico Tullio Regge che in TV dice che basta fare due calcoli di fisica classica con carta e penna e si vede che questi effetti non ci possono essere. E questo era il tipo di comunicazione che anche allora passava. Laddove invece c'erano tutti gli articoli, tutti gli studi epidemiologici, la nuova fisica che faceva capire perché queste cose avevano effetti biologici, tutti gli esperimenti, eccetera, eccetera, che dimostravano il contrario. Quindi, diciamo, io lascerei spazio adesso agli altri relatori e alle domande successive. E quindi adesso io non so se Livio Giuliani si è riuscito a collegare. Non so se ci sente. Sì, per ci cui, sono. Benissimo, allora io darei la parola prima a Livio Giuliani, che come tutti sanno è un biofisico che si è occupato per tanti anni di questo tipo di problematica, nonché dirigente di ricerca dell'Istituto Sanitario Nazionale, e che è stato tra i padri delle soglie particolarmente basse che in Italia, per esempio, sono state adottate nel passato per quanto riguarda i campi elettromagnetici. Quindi diciamo darei la parola a lui per spiegarci meglio questo tipo di situazione. Grazie, e vi ringrazio tutti per questa occasione di discutere un argomento molto importante, come ha illustrato bene Giulietto Chiesa. E il punto è che secondo il responsabile della Federal Commission for Communication, il pakistano naturalizzato americano Paji, messo lì da Trump e come tutti naturalizzati una specie di zio Tom,
secondo lui nel prossimo futuro ci dovremmo dimenticare degli standard di sicurezza sui campi elettromagnetici. Cioè lui ritiene che anche i molto permissivi standard della IEEE o in Europa quelli equivalenti dell'ICNIRP debbono essere abbandonati. Naturalmente questo diventa ancora più minaccioso, se così si può dire, se si pensa all'Italia e a quei paesi che hanno seguito la normativa italiana, che è di 100 volte più protettiva, nel senso che consente emissioni che nei punti di esposizione delle persone, dove le persone vivono o comunque conducono un'attività per almeno 4 ore al giorno, e in quei punti di esposizione è 100 volte più bassa della normativa europea e americana. Cioè i limiti italiani per esposizioni a carattere residenziale, ma semplicemente per esposizioni prolungate, sono di 100 volte più bassi dei limiti stabiliti dall'ICNIRP per mandato dell'Unione Europea e stabiliti dalla IEEE per mandato, diciamo così, della Federal Commission for Communication. Questi limiti sono a rischio e noi lo abbiamo già visto dal governo Renzi, già intanto ne abbiamo avuto un assaggio con il governo Monti. Io dopo 14 anni, da quando i limiti sono stati introdotti nel 1998, non mi aspettavo che qualcuno si ricordasse, ma sbagliavo, si ricordavano sì, perché come ci ha detto Giulietto Chiesa, il tema riguardava trilioni di miliardi di fatturato annuo che già si sono fatti in passato e che da qui al futuro diciamo diventeranno lo standard annuale di incasso delle società che gestiscono la telefonia. Quindi Monti se ne è ricordato, nel 2012 ha indebolito fortemente questo limite, che però rimane un ostacolo ancora adesso, il limite di 6 volte metro che è valido in Italia. E ci sono al 2009, nella risoluzione dell'aprile 2009 del Parlamento europeo approvata in commissione sui campi elettromagnetici, la rapporteur, una lussemburghese, ci informa che ci sono 9 paesi al 2009 nell'Europa comunitaria che hanno seguito i 6 volte metro. Oltre a questi ci sta la Russia, che ha adottato i 6 volte metro, intanto lo aveva già adottato l'Unione Sovietica, ma poi li ha adottati nel 2003 anche la Russia attuale. E la Cina, che aveva adottato questi limiti, non proprio 6 volte metro, 14 volte metro, comunque limiti più bassi di quelli adottati dagli Stati Uniti, ma che successivamente, almeno per quanto riguarda le esposizioni al telefono cellulare, nel 2008, solo per le esposizioni quindi parziali alla testa, non all'intero corpo, nel 2008 ha adottato i limiti ICNIRP europei, bavaresi, diciamo, quelli dettati dalla Germania. La Germania in realtà aveva adottato questi limiti con una legge nel 1997, dicembre 97, poi per farli adottare all'Europa, approfittando della doppia presidenza europea, austriaca prima e tedesca dopo, prevista nel secondo semestre 98, nel primo semestre 99, costituì in Baviera questa associazione, a suo dire scientifica, finanziata appunto anche dal Land bavarese, e impose attraverso questa associazione scientifica, a cui fece avere un mandato dalla Commissione europea, per cui diventò la consulente ufficiale della Commissione europea,
attraverso questa associazione ICNIP, riuscì a trasferire la sua legislazione in tutta Europa, tranne nell'Italia, grazie, devo dire, alla resistenza della Bindi, che fu capace di resistere una volta tanto ai poteri forti, ma erano ministri della salute che ancora della sanità, che poi non abbiamo avuto più, e poi ai paesi che hanno seguito l'Italia. Quindi il punto è che il pakistano, messo a capo della Federal Commission for Communication, dice: abbandonate ogni speranza, non contate proprio più sugli standard di sicurezza, né quelli protezionistici che tengono conto del principio di precauzione, né in quelli che noi abbiamo fino adesso propagandato, quelli della IEEE e quelli dell'ICNIR. Ma una cosa noi dovremmo dirci: i limiti dell'ICNIR per quanto riguarda le frequenze superiori a 2 GHz, quindi quasi tutto lo spettro del 5G, prevedono un'esposizione massima alla popolazione di 10 watt per metro quadro. Questo significa che se questa esposizione diventasse ubiqua e universale, come ci si aspetta che possa succedere con la telefonia satellitare di Mr. Musk, Elon Musk, attraverso la messa in orbita dei primi 18.000 satelliti che il pakistano della Federal Commission gli ha autorizzato l'anno scorso, se questa esposizione di 10 watt per metro quadro diventerà ubiquitaria, bene, allora dovremmo immaginare che si avrà un raddoppio dell'irradiazione solare, perché l'irradiazione solare sulla Terra è mediamente 13 watt su metro quadro. Per cui fa sorridere l'idea che domani all'ONU ci sarà una convenzione con cui sarà presente anche Greta, nella quale si discuterà del problema del riscaldamento dovuto all'anidride carbonica che cresce in quantità, mentre in effetti noi dobbiamo considerare che da qui a poco sarà irradiata con il doppio dell'energia con cui è stata irradiata fino adesso. Questo per dare un quadro di quello che avverrà. Naturalmente è ben vero che le onde millimetriche possono avere un ruolo che fino adesso non è stato sperimentato. È forse vera la valutazione di Frelich che siano le onde millimetriche quelle che interessano la vita, tant'è che nel 2017 il DARPA, Dipartimento per la Scienza Innovativa del Pentagono, ha lanciato un progetto che riguardava appunto la comunicazione tra le cellule tra la comunicazione infracellulare e intercellulare, e poi ha selezionato un progetto di ricerca che riguardava appunto l'uso dei terahertz, cioè delle onde millimetriche. Ebbene, detto tutto questo, io credo che lo scenario di cui parlava Giulietto Chiesa sia uno scenario molto credibile. Grazie. Sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Posso fare una piccola annotazione? Spesso si parla, per esempio, di effetti cancerogeni, ma per esempio un effetto che spesso non viene mai citato è quello della cosiddetta creazione di pile di globuli rossi. Cioè succede questo: se si espone una persona, quindi il sangue di una persona, a questo tipo di frequenze, accade un fenomeno che non è ancora del tutto chiarito, però è sperimentalmente verificato: i globuli rossi si attaccano fra di loro in pile di decine e decine fra di loro, quindi fanno dei raggruppamenti. Adesso
Questo fenomeno spontaneo che avviene in presenza di questo tipo di frequenze, sicuramente cioè anche un bambino capirebbe che non fa tanto bene. Quindi diciamo, questo tipo di meccanismi che si vedono sperimentalmente ci fanno capire che siamo di fronte a qualcosa di sicuramente pericoloso. Adesso io darei la parola, come dicevo prima, a Ernesto Burgio, che invece ci parlerà in particolare degli effetti, diciamo così, epigenetici di queste frequenze, essendo lui un esperto di questo tipo di questioni. Sì, allora, devo dire che ho preso moltissimi appunti, perché è stata veramente sia enciclopedica l'introduzione di Giulietto, sia molto dettagliata quella di Livio e di Roberto. Allora, io direi, farei una breve sintesi di alcuni punti. Il primo è la definizione di base, su cui penso che nessuno possa dirsi in disaccordo, è che siamo di fronte a un primo esperimento mondiale, globale, in cui tutti gli esseri umani, ma possiamo anche dire tutta la biosfera, quindi tutti gli esseri viventi, saranno per la prima volta dopo miliardi di anni, e comunque per quanto ci concerne milioni di anni in quanto primati, esposti a campi elettromagnetici e comunque a fattori esogeni che possono disturbare la vita delle cellule, addirittura le molecole, il genoma, e quindi creare qualcosa di totalmente diverso. Allora, questa esposizione a un possibile cancerogeno di tutta la popolazione mondiale è un dato di fatto, cioè lo danno come scontato. Questo è il primo punto, cioè l'Agenzia Europea di Ricerca sul Cancro ha definito i campi elettromagnetici un cancerogeno potenziale, si dà per scontato che tutta la popolazione umana, anzi addirittura tutti gli esseri viventi, devono essere esposti a breve a un cancerogeno potenziale, e come giustamente è stato detto, con una persistenza continua, nel senso che è un cancerogeno che agisce persistentemente, continuamente nella nostra vita, senza possibilità di sfuggire per nessuno dall'età fetale in giù. Questo è già inaudito ed è comunque la definizione, credo, più corretta e che nessuno può negare. Il secondo punto, come già diceva Roberto, è che normalmente si considerano i campi elettromagnetici come qualcosa che interviene dall'esterno, e ci si dimentica del fatto sicuramente significativo che esistono i campi elettromagnetici endogeni, che sono proprio il modo in cui le cellule tra loro comunicano, in cui le cellule tra di loro comunicano per proliferare, per migrare e per definire la formazione stessa dei tessuti nella prima fase della vita soprattutto. E su questo tra poco mi fermerei, perché mi pare che sia il punto fondamentale. Allora, se si dimentica questo, ci si ferma a dei modellini biologici e patogenetici che sono vecchi di decenni, e si continua a pensare che le malattie siano degli incidenti biologici in cui alcune volte il DNA sbaglia, in cui alcuni fattori esterni possono intervenire, ma in realtà il problema è tutt'altro. Quello che l'epigenetica, per esempio, rispetto alla genetica ormai dimostra è che quello che noi chiamiamo patologie sono l'effetto di una reazione da parte dell'organismo, dei tessuti, delle cellule e in particolare del genoma nella sua componente più plastica, che è l'epigenoma, che nel tentativo di adattarsi e difendersi a queste interferenze potenzialmente pericolose creano delle risposte che sono pericolose per l'individuo e che sono potenzialmente utili per la specie. Allora, che cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che noi stiamo esponendo miliardi di persone a degli agenti fisici che non esistono in natura e che per la prima volta espongono tessuti, cellule e organi di tutti noi fin dai
primi giorni di vita a qualcosa che non è mai esistito sulla Terra. Mi pare che ci siano dei disturbi, confermatemi se si sente, perché qui non si capisce bene. Sì, si sente. Va bene. Allora, questo anche per fare un discorso parzialmente complementare rispetto a quello che è stato proposto prima. E cioè, normalmente si dice, per esempio, il cancro è l'effetto di mutazioni del DNA, essenzialmente di errori, che sono legati, nel caso delle radiazioni, in particolare quelle ionizzanti, quindi dotate di grande potenza energetica, diciamo così, che sono legate al fatto che queste radiazioni riescono a danneggiare il DNA, perché hanno sufficiente potenza, io semplifico, per far sì che gli elettroni saltino e si abbiano le mutazioni. Allora, questo è un modellino che ha 100 anni, che è stato messo in campo dai fisici quando ancora non c'era, non dico la biologia molecolare, ma non c'era neanche la biologia classica dei 70 anni fa, figuriamoci adesso quando siamo in grado di capire che il genoma addirittura c'ha un software. Allora, quello che vediamo adesso in laboratorio è tutt'altro. Sia i campi elettromagnetici, sia le radiazioni ionizzanti, anche quelle come i raggi X o i raggi gamma, che sono più potenti, non agiscono meccanicisticamente danneggiando qualcosa, ma inducono il genoma e in particolare il suo software epigenetico a modificarsi progressivamente per rispondere nel tentativo di difendersi. Cosa vediamo dopo 7-8 minuti di esposizione ai campi elettromagnetici? Noi vediamo proprio questo. Cioè, noi vediamo che le cellule, tutte le cellule del nostro organismo, rispondono producendo dopo pochi minuti proteine dello stress e cominciano a muoversi nel genoma delle sequenze mobili e addirittura ad attivarsi i proto-oncogeni. Nel giro di pochi minuti noi sappiamo, ed è difficilissimo verificarlo, ma ormai lo sappiamo, che le cellule, e in particolare le cellule plastiche, più plastiche, cioè le cellule staminali e le cellule embrionarie, rispondono fisiologicamente così. Questo cosa significa? Significa che probabilmente nella prima fase della vita soprattutto un'esposizione continua a campi elettromagnetici determina, e questo ormai è provato, un'instabilità epigenetica e poi genomica progressiva. Quindi siamo in una situazione già di patologia collettiva difficilmente documentabile domani, perché se siamo esposti tutti non si può neanche più fare uno studio epidemiologico, perché lo studio epidemiologico normalmente consiste di un paragone tra una popolazione esposta e una non esposta. Quindi adesso io non voglio dire che chi ha progettato questo sa che poi non sarà più possibile verificare il danno, ma verrebbe quasi da pensarlo, perché è chiaro che non esisteranno più i non esposti. Per di più, la persistenza dell'esposizione, cioè le piccole o grandi dosi quotidiane, sono proprio quelle notoriamente più pericolose. E adesso, su questa base, veniamo al vero problema. Cioè, quando dicono, e qualcuno continua a dirlo, non ci sono evidenze di un aumento di tumori significativo, in particolare di tumori cerebrali, che dovrebbe essere evidentemente legato all'aumento continuo, per esempio, dell'esposizione da telefonia mobile, si fanno due affermazioni false. La prima, perché l'aumento dei tumori cerebrali c'è, perché c'è un aumento di tutti i tumori e tra l'altro proprio i tumori cerebrali sono fra quelli che sono in maggiore aumento. La seconda è che per avere un tumore cerebrale ci vogliono 10, 15, 20, 25 anni in un adulto. E noi non usiamo la telefonia mobile da 25 anni, quindi quel leggero, come si suol dire attualmente, aumento che già alcuni di noi hanno chiaramente verificato, è già molto più significativo di come normalmente si ammette. Allora, questa è una premessa per il secondo passaggio, che a mio parere è quello veramente fondamentale. Chi è la popolazione a rischio di fronte a un'esposizione che diventa collettiva e possiamo anche dire onnipervasiva nello spazio e nel tempo? Sono ovviamente i bambini, ma sono soprattutto quei bambini, a partire
dallo zigote e quindi dall'embrione al feto ai primi 1000 giorni di vita, come dice l'OMS, che sono nel periodo dello sviluppo, perché questi saranno esposti nella fase in cui stanno programmando epigeneticamente i propri tessuti a un vero e proprio bombardamento senza requie. Poniamo anche, e io non lo credo, che sia una frequenza relativamente meno pericolosa, come è stato detto da istituzioni importanti, anche italiane, e non capisco su quali basi. Ma comunque è sicuro che non è mai successo qualcosa di simile, cioè che dallo zigote in giù l'embrione, il feto e il bambino di 1, 2, 3 anni venga sistematicamente esposto a dei segnali che interferiscono coi campi elettromagnetici endogeni che sono fondamentali per lo sviluppo. Per esempio, e questo è l'ultimo passaggio, ma forse è quello fondamentale per la salute umana, per esempio, proprio a quelle cellule, che sono le cellule neuronali, che sono le cellule che vanno a costituire i neuroni e la glia, quindi le cellule della corteccia, che nella fase embriofetale devono differenziarsi, migrare, raggiungere le posizioni definitive e fondamentali all'interno del cervello in crescita nel feto, seguendo dei segnali che sono chimici, ma che sono anche elettrici ed elettromagnetici. Su questo non è possibile fare oggi una sperimentazione, ovviamente, sull'uomo, ma esistono studi sperimentali, per esempio, sui topini, tanto criticati da alcuni, però per certi versi in questo caso sono stati utili, perché hanno fatto vedere che se si espone attraverso una topina in gravidanza l'embrione e il feto, le sinapsi glutammatergiche, cioè le sinapsi attivanti all'interno della corteccia dei topini che nascono da un'esposizione significativa, sono in qualche modo disturbate. Quindi stiamo dicendo che probabilmente un disturbo della sinaptogenesi, cioè della costruzione delle reti neuronali, non lo possiamo attualmente, non solo lo possiamo prevedere, non lo possiamo dimostrare, ma direi che è quasi sicuro che avvenga, visto che fra l'altro, a mio parere, ma non sono l'unico, io faccio parte di un gruppo, non mi sono presentato, io sono pediatra, ma faccio parte di un gruppo di 5 scienziati, ricercatori, che sono, non voglio dire alternativi perché non è bello, comunque complementari all'ICNIRP, che è stato già citato 2 volte, cioè un gruppo indipendente che è stato già, abbiamo fatto alcune pubblicazioni importanti, soprattutto alcuni di noi, uno è Hardel, che è un epidemiologo svedese, l'altro è Begajev, che è un biologo molecolare, poi c'è il professor Belpom, che è un oncologo sperimentale, e poi ci sono io, insomma, in qualche modo negli ultimi anni abbiamo già pubblicato, per esempio, uno studio sugli effetti non termici, che sono proprio quelli di cui stiamo parlando e che sono stati già segnalati come quelli potenzialmente più pericolosi e che stranamente non vengono neanche menzionati dall'ICNIRP, che è l'agenzia ufficiale che si occupa di queste cose. Allora, tutto questo per concludere in sintesi estrema. Qual è il vero rischio di un'esposizione globale di miliardi di esseri umani, ma anche di decine, centinaia di miliardi di esseri viventi? Che venga a essere turbata proprio la segnaletica di base che permette lo sviluppo degli organismi, la segnaletica di base che permette ai tessuti di comunicare tra di loro. Quando si parla di effetti, ed è l'altro grande tema che normalmente viene non dico sottovalutato, ma insomma non sufficientemente valutato, gli effetti psicologici dell'uso di questa tecnologia che stanno già dilagando, dalla nomofobia, quindi dai sintomi di astinenza, per esempio da cellulare, alla dipendenza sempre più grave da social network, alla tendenza addirittura alla depressione, ai disturbi dell'umore e addirittura si dice da un lato ai suicidi giovanili, soprattutto negli Stati Uniti, o all'isolamento patologico come gli hikikomori in Giappone, ci si dimentica che quando si parla di psicologia si parla di neurobiologia,
sono sempre le reti neuronali che vengono indotte in cortocircuito da qualcosa che ancora non sappiamo cos'è. Ecco, se già tutto questo è evidente e lo vogliamo interpretare, dico, nella migliore delle ipotesi, come incidenti gravissimi di percorso di una tecnologia che non è stata sufficientemente studiata e valutata, ovviamente già siamo di fronte a un quadro grave che rischia di essere non solo peggiorato da una nuova tecnologia più invasiva, più persistente, più pervasiva, ma rischia di essere addirittura trasformata in qualcosa di altro. E qui io mi fermo perché non è la mia competenza, però a mio parere quello che Giulietto all'inizio diceva, che ci possa essere la volontà da parte di qualcuno addirittura di controllare tramite il 5G, diciamo, le coscienze, perché le reti neuronali poi alla fine sono questo, beh, non so se sia soltanto fantascienza, perché sulla base di quello che sta succedendo si potrebbe anche ipotizzare questo. Grazie. Beh, grazie mille anche a Ernesto Burgio. A questo punto possiamo passare alle domande di tutti voi. Non so se c'è già qualcuno che si è segnato in chat, perché più che altro sono stati fatti degli interventi, cose anche di un certo interesse, però non so se qualcuno di voi vuole ripeterle a voce queste cose, magari, e fare delle vere e proprie domande. Intanto non so, magari Giulietto vuoi fare una replica a quanto è stato detto dagli altri oratori? No, no, replica no sicuramente, perché mi sembra che siamo in larga sintonia. Io ho ascoltato delle cose più, molto più precise di quelle che sapevo prima, quindi mi pare che sia nell'intervento di Burgio che evidentemente qui dice delle cose di una gravità assoluta. Noi dovremmo, l'unica cosa che mi viene in mente è che bisogna fare un tentativo di diciamo così, di precisare gli elementi di accusa. Cioè bisogna costruire un documento in cui tutto quello che c'è a disposizione, magari è già stato scritto da qualcuno, venga espresso in forma comprensibile per un pubblico, non dico basilare, ma insomma un pubblico di qualità intellettuale alta, che si possa come dire, armare di queste cose che sono già evidenti. Le cose che ha detto Burgio mi sembrano alcune delle quali sono clamorosamente evidenti, ma di cui nessuno sa nulla. Se riuscissimo a precisarle sarebbe un fatto molto importante. Precisarle per iscritto, proprio per darci dei documenti su cui possiamo poi lavorare, per ripetere, per capire, per pubblicizzare. Certo. Al limite posso un attimo rispondere in modo sintetico. La letteratura scientifica c'è ed è molto abbondante, ma è letteratura scientifica abbastanza paradossalmente di nicchia. Nel senso che continua a essere dominante, per mille motivi che possiamo immaginare, una letteratura scientifica che continua a sostenere che tutto sommato le malattie sono errori, sono legati al DNA che sbaglia, l'influsso dell'ambiente e per esempio dei campi elettromagnetici, forse c'è, forse no. Per cui la cosa più importante è a questo punto cercare di evidenziare come esista un'enorme, lo ripeto, letteratura scientifica che ormai dimostra il contrario. E a mio parere bisognerebbe proporre, per esempio, alle società scientifiche che sono dovrebbero essere in prima linea in tutto questo, per esempio le società pediatriche, per esempio le società di ginecologia e di neonatologia, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, cioè tutte quelle che devono su tutto questo tra di loro prendere prima di tutto consapevolezza di questo enorme corpus scientifico e poi farle valere in una sede, diciamo, socio-politica di confronto, perché tutto questo ancora non c'è. Allora, a mio parere, potrebbe essere una proposta interessante quella di chiedere loro un confronto su questa tematica.
Beh, io non vorrei, posso intervenire? Non sì. vorrei deludere Ernesto, ma questo confronto è sempre stato accuratamente evitato. E da quando, diciamo, il governo italiano è tornato sotto il controllo dei padroni del vapore, non ci sono più ministri che possano sostenerlo, come ha fatto la Bindi in passato. Però una cosa volevo aggiungere al dibattito, perché giustamente qualcuno mi ha mandato un messaggio chiedendomi ma dove sarà presa tutta l'energia necessaria per irradiare la Terra con l'energia con cui la irradia il Sole. Prima di tutto vorrei fare osservare che il Sole irradia la Terra a 150 milioni di chilometri e l'energia che arriva sulla Terra è una piccola parte dell'energia emessa dal Sole. Secondo che, ed è forse la cosa più importante da scrutare dietro i programmi, i programmi mondiali, è che ci si aspetta una grande espansione dell'energia nucleare. Talmente grande che persino l'Arabia Saudita, che ha petrolio in abbondanza, sta costruendo adesso una centrale nucleare. In effetti, quello che dobbiamo pensare è che oggi o nei prossimi anni, quando debutterà il 5G, sarà irradiata solo la parte urbanizzata della Terra, che è una parte non trascurabile, e sarà irradiata però appunto con quelle quantità che sono paragonabili, direttamente paragonabili all'irradiazione che riceviamo dal Sole, quindi nell'ordine dei 10-20 watt sul metro quadro. Questo ce l'ha detto l'attuale presidente della Federal Commission for Communication, quando ci ha detto rinunciate agli standard, quindi rinunciate anche al limite di 10 watt per metro quadro. Ma la zona urbanizzate, le zone urbanizzate della Terra sono una piccola parte della Terra. In prospettiva, tuttavia, si immagina di irradiare tutta la Terra, è per questo che si fanno le prime reti satellitari di satelliti che irradiano il segnale della telefonia o della connessione dati. In sostanza, quello che possiamo immaginare è in un futuro in cui tutta la superficie della Terra sia irradiata, diciamo secondo la formula che vale in Italia per le concessioni alle società di telefonia, cioè irradiare almeno il 92% della superficie del paese e il 98% della popolazione. Quando questo sarà realizzato per la Terra, lo si farà con l'energia nucleare e non basta quindi l'energia del petrolio, tant'è che persino l'Arabia Saudita, che ne ha in abbondanza, lo ripeto, sta creando una centrale nucleare. In altre parole, la rete, questo oggetto meraviglioso di quel venditore di software, commesso viaggiatore che era Cataleggio, la rete sarà alimentata dal nucleare. Benissimo. Allora, io prima di dare la parola ad alcune persone che vogliono fare delle domande, ce ne sono già tre prenotate, volevo soltanto comunicarvi tutto la mia contentezza, e penso sia comune a tutta la segreteria del Terlab, perché stasera abbiamo fatto un risultato veramente ottimo in termini di partecipazione vostra, siamo più di 60 nel corso della serata collegati, e più che altro voglio invitarvi a nome di tutti noi a seguire anche i prossimi appuntamenti. Noi faremo un dopo cena ogni 4 settimane. Il prossimo appuntamento sarà domenica 20 ottobre, sarà protagonista Maria Eibel che ci parlerà di geoingegneria e dell'uso che si fa dei cambiamenti climatici per causare delle vere e proprie guerre in giro per il pianeta. Il 17 novembre invece sarò io a tenere una relazione su quegli anni convulsi e febbrili che vanno dalla fine della Prima Guerra Mondiale al 1925, che corrispondono all'ascesa del fascismo e anche alla nascita del comunismo anche qui da noi in Italia. Quindi rimanete in grande attenzione, noi pubblicheremo, vi manderemo sempre la mail con il link per poter accedere alla piattaforma Zoom,
e seguite anche tutti i nostri canali social, in particolare la pagina Facebook, dove potete trovare anche poi pubblicate queste e anche le serate precedenti.